Meghan Markle e il principe Harry potrebbero non ricevere un caloroso benvenuto alle celebrazioni del giubileo di platino della regina il prossimo anno, ha affermato un esperto reale a express.co.uk. Il duca e la duchessa del Sussex sono appena tornati in California dopo il loro vorticoso tour di New York City. Il tour della coppia è stato il loro primo viaggio importante da quando si sono dimessi come membri anziani della famiglia reale l'anno scorso. Mentre erano a New York, Meghan, 40 anni, e Harry, 37 anni, hanno reso omaggio alle vittime dell'11 settembre al memoriale nel sito dell'ex World Trade Center. Hanno anche incontrato il sindaco della città Bill de Blasio e il governatore dello stato di New York Katie Hochul. Sabato, i Sussex si sono poi recati a Central Park, dove sono apparsi in un concerto annuale che mira a combattere la povertà e il cambiamento climatico. Parlando all'evento Global Citizen Live, la coppia ha invitato le nazioni sviluppate a condividere più dosi di vaccini Covid-19 con i paesi più poveri. Uno dei prossimi grandi viaggi di Harry e Meghan potrebbe essere quello di tornare nel Regno Unito per il Queen's Platinum Jubilee il prossimo anno. La regina, 95 anni, nonna di Harry, diventerà il primo monarca nella storia reale britannica a celebrare i 70 anni sul trono, mentre si ritiene che la stessa regina abbia invitato la coppia. Lo storico reale Hugo Vickers ha affermato che i Sussex potrebbero non essere del tutto benvenuti alla celebrazione del regno storico di Sua Maestà. Il signor Vickers è uno scrittore esperto e un commentatore reale, avendo scritto biografie della regina madre e una serie di altre figure del XX secolo. È stato anche presidente del Jubilee Walkway Trust e del Commonwealth Walkway Trust. Ha detto a express.co.uk, parlano del loro arrivo per questo giubileo, ma non so quanto saranno i benvenuti. La regina sembra essere estremamente generosa con loro, ma mi chiedo solo cosa pensi il pubblico in generale qui in questi giorni.